Maria De Filippi e i suoi programmi. Ecco quanto guadagna. Maria De Filippi è una delle presentatrici più amate e stimate del piccolo schermo. Quest'anno l'abbiamo vista impegnata su più fronti. Non solo su Canale 5, al timone di Uomini e Donne, C'è posta per te e il Talent Amici, ma anche in Rai, con l'esperienza a Sanremo, che ha condotto insieme a Carlo Conti. Ha presentato il Festival della Canzone Italiana, senza realizzare alcun profitto, dimostrando che quando si ama il proprio lavoro, e lo si fa con passione, i soldi passano in secondo piano. Il suo percorso professionale è sempre in salita. L'affiatamento del pubblico nei suoi confronti e i dati di share ne sono la prova tangibile. Maria crea, conduce, produce. L'indice di gradimento nei suoi confronti continua a salire, proprio come i suoi introiti. Basti pensare che Witty TV, il sito dedicato alle sue trasmissioni, ha chiuso il 2016 con il 160% di incassi in più rispetto all'anno precedente. E ancora, la presentatrice e i Berlusconi, dopo un'importante assemblea tenutasi pochi giorni fa, si sono spartiti ben 500.000 euro a testa. E non è finita qui. La Fascino, la sua società di produzione, che oltre a occuparsi dei programmi da lei presentati, realizza anche altri format come Selfie le cose cambiano, Temptation Island e le trasmissioni di Maurizio Costanzo, ha raggiunto risultati più che soddisfacenti. Solo nel 2016 la somma da dividere con Mediaset ha sfiorato i 64,5 milioni di euro. La De Filippi è un colosso della TV generalista. Anche se con esattezza non c'è dato sapere quanto guadagni mensilmente, supponiamo che il suo stipendio sia a 6 cifre. È un'imprenditrice nata, capace di reinvestire gli introiti che realizza per dar vita a nuovi progetti, nuovi programmi e offrire tanto lavoro. Al suo seguito, infatti, vi sono centinaia e centinaia di persone. Le cose per Maria vanno alla grande e noi non possiamo che esserne felici. Secondo voi Maria De Filippi è una persona umile oppure no? A voi commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.